La voglia è tanta, la voglia è tanta, è un mese e 20 giorni che aspetto e la voglia è tanta, ho voglia di vedere la forza di questi ragazzi perché secondo me hanno una grossa forza sia mentale che tecnica, poi ho tanta voglia io di misurarmi con questa categoria, con questo nuovo ruolo e sono sicuro che partiamo bene. Ma è normale, l'emozione è sempre la stessa, e forse c'era più emozione da calciatore perché più che altro ero giovane, avevo 17 anni, quindi c'era più che emozione, c'era più paura. Invece adesso paura sinceramente non ne ho, ho consapevolezza dei miei mezzi, consapevolezza nei mezzi della squadra. È normale, c'è la giusta tensione perché un po' di tensione ci deve essere sempre. Beh, sarà una partita difficilissima, andiamo a affrontare una squadra che secondo me sulla carta era una delle squadre pretendenti alla vittoria finale, è una squadra organizzatissima perché è allenata da un allenatore che io conosco benissimo, che l'ho avuto all'Aquila, è un allenatore preparatissimo, un allenatore esperto per la categoria. È una squadra che è vero non sta attraversando un buon momento di risultati perché io le partite le ho viste, le ultime partite loro e fa sempre delle ottime prestazioni. È normale che andremo a affrontare una squadra che cercherà la vittoria a tutti i costi. Noi dobbiamo essere bravi, intelligenti a fare la nostra partita e a cercare di portare il risultato pieno a casa. No, i ragazzi li vedo bene, come ho detto prima, anche loro non vedono l'ora. È un mese e 20 giorni che non giochiamo, un mese e 20 giorni che stiamo fermi. Anche loro, come ho detto in precedenza, hanno una grossa voglia di giocare, grossa voglia di far ricredere tante persone che giustamente, io dico sempre, giustamente, li hanno criticati perché dovevano fare molto ma molto meglio, però io sono molto fiducioso perché li vedo allenarmi tutti i giorni e è un gruppo molto forte.